Ciao a tutti, eccoci qui, è lunedì con un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di prodotti cruelty free. Io sono vegana da tantissimi anni e farò un video anche sul cibo vegano, quindi sui prodotti che si possono trovare. Invece questo video parlerà dei prodotti cruelty free intesi come abbigliamento, cosmesi, eccetera, sia per donna che per uomo. Poi metterò nella descrizione alcuni link che potete visitare dove potete trovare questi prodotti. Ci tengo a fare questo video perché tanti non sanno che oramai oggi ci sono prodotti cruelty free certificati di tutti i tipi. Cosa significa cruelty free certificato? Significa che l'azienda non utilizza nessun prodotto di origine animale per la composizione dei prodotti e nemmeno si rifornisce da fornitori che utilizzano per produrre, diciamo, che utilizzano prodotti che derivano da animali. Quindi anche i fornitori sono cruelty free. La certificazione di solito è Leaping Bunny, metto poi appunto anche questo link nella descrizione del video del sito Leaping Bunny, dove appunto potete trovare tutti i brand cruelty free. Allora, iniziamo con l'abbigliamento. Oramai c'è di tutto e di qualità, quindi se voi eravate abituati a indossare indumenti di pelle, quindi giacche di pelle, pantaloni di pelle e via dicendo, trovate tutto in ecopelle, quindi in finta pelle, di ottima qualità. Poi se ad esempio eravate abituati a comprare dei cosmetici di determinate marche senza informarvi, sappiate che oggigiorno esistono cosmetici di tutti i tipi, di tutti i colori, di altissima qualità, certificati cruelty free. Non testano sugli animali e voi potete utilizzare tranquillamente i vostri prodotti, truccarvi a piacimento, eccetera, senza fare del male agli animali. Vi faccio un esempio: Barefaced Beauty UK, che spedisce in tutto il mondo, spedisce anche in Italia, ma ce ne sono tanti. Dopo vi controllate i link nei commenti, così andate a vedere. Tinte per capelli. Recentemente io sono molto felice di aver saputo che Garnier è diventata certificata cruelty free Leaping Bunny. Quindi io per adesso per tingere i miei capelli uso Olià di Garnier, il Super Biondo Estremo, e mi trovo benissimo. Adesso vabbè, ho un pochino di crescita perché io faccio la tinta una volta in 2 mesi più o meno, quindi ho un pochino di crescita qui, un po' così, però quando la faccio anche qui diventano così, di questo colore, poi vi farò vedere. E più avanti, magari quando avrò più seguito sul canale, proverò anche a chiedere un'affiliazione a questi brand, così magari potrò fornire anche dei codici sconto. Per il momento non ho nessuna affiliazione, sono prodotti che compro io, quindi ma ci sono anche tantissime altre tinte per capelli, addirittura saloni di bellezza che utilizzano solo tinte vegan. Potete trovare tutto, ripeto, scusate se sono ripetitiva, ma tutto poi nei commenti. Io ci tengo perché mi dispiace sapere che una persona che non è informata va in un negozio, in un centro commerciale e compra dei cosmetici a caso. No, perché bisogna comprare dei cosmetici di brand che testano sugli animali? Sapete cosa vuol dire? Sofferenza. Andate a informarvi e vedete. Poi, sport. Anche per lo sport oramai c'è tutto cruelty free, anche per il calcio, perché non so se voi lo sapete, ma per costruire le scarpe da calcio, i palloni da calcio, hanno sempre utilizzato pelle di canguro, quindi massacrato milioni e milioni di canguri, che questa è una cosa che io proprio non concepisco. Adesso ci sono tantissimi prodotti anche per il calcio vegani. Io mi sono informata e alla Decathlon, per esempio, tutte le scarpe tranne un modello solo sono in materiale sintetico, e anche i palloni da calcio.
Perciò fate una scelta di cuore quando andate a comprare le vostre, diciamo, i prodotti per le vostre esigenze, per favore. Perché gli animali meritano rispetto e non meritano di essere massacrati per nessun motivo. Figuriamoci per costruire scarpe, palloni e palle varie. Poi, diciamo che anche per quanto riguarda la cura della pelle, anche per problemi specifici, quindi non crema per la pelle, per il corpo e bon, anche per esigenze particolari, ci sono marchi, brand certificati cruelty free. Quindi anche lì non avete scuse. Poi oramai qualsiasi azienda spedisce in tutto il mondo, c'è Amazon che racchiude un po' tanti brand, e perciò di scusanti non ce ne sono più. Più avanti farò un video anche sul cibo. Questo, diciamo, era un video che ci tenevo a fare proprio perché so che ce ne sono tanti di video di prodotti vegani, eccetera. Io sono contenta di questo in internet, su YouTube, e quindi voglio fare anch'io la mia parte nel mio piccolo per diffondere, diciamo, questa consapevolezza. Potete trovare veramente di tutto, anche i profumi, anche l'intimo. Ultimamente è molto in voga questo intimo fatto con i derivati della canapa. C'è un brand, ad esempio, che si chiama Wama Underwear, per uomo e donna, che produce appunto intimo cruelty free. Potete trovare cercando in internet Wama Underwear. E niente, questo piccolo video finisce qui. Mi raccomando, usate i link che vi metto nei commenti, oppure andate a cercare in Google. In Google potete trovare semplicemente digitando, non lo so, cosmetici certificati cruelty free, oppure se volete verificare un marchio, mettiamo quello che ho citato prima, Garnier, voi scrivete Garnier cruelty free e vi vengono fuori tutti i risultati, vedete subito cosa dicono i vari articoli, se è certificato o meno. Oppure se non sapete il marchio, non so, tinta per capelli cruelty free, abbigliamento sportivo, fitness, piuttosto che non lo so, abbigliamento da mare, da montagna, cruelty free, sempre con le due parole cruelty free che seguono nella ricerca di Google, e così potete sbizzarrirvi nella ricerca e scoprire anche nuovi brand, farli conoscere ai vostri amici e contribuire ad evitare di fare del male agli animali, costruire un nuovo tipo di società più sensibile, più empatica, che rispetta tutte le vite, perché veramente il mondo come è andato fino adesso non è per niente una cosa buona. Dobbiamo imparare che gli animali sono creature senzienti, con sentimenti, e che meritano rispetto tanto quanto le persone, anzi di più, perché sono creature innocenti, come se fossero dei bambini che rimangono sempre piccoli, e perciò è un dovere, secondo me, di tutti fare la nostra parte per proteggerli e salvaguardarli. Prima di concludere vi ricordo che io sono volontaria per il salvataggio dei gatti e dei cani dai killer shelter americani. Io nello specifico mi occupo di gatti. Trovate nella descrizione del canale e nella descrizione di tutti i miei video il link al mio account Instagram, dove io condivido gli appelli appunto di questi gatti che sono in lista di morte, e la condivisione degli appelli serve per dargli visibilità, in modo che i rifugi privati possano vedere che ci sono questi gatti e riscattarli prima che vengano brutalmente uccisi. E nella descrizione del video c'è sempre anche il link alla petizione che ho creato su change.org, diretta al presidente Biden, per chiedere di vietare i killer shelter negli Stati Uniti. Abbiamo raggiunto quasi 5.000 firme, e dopo le 5.000 firme
la petizione ha più possibilità di essere vista dai media e dalle persone importanti, perciò firmate e condividete. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Buon lunedì!